Ciao, sono Andrea e sono il tuo biologo di fiducia. E in questo video, breve in realtà, volevo semplicemente darti alcuni consigli su come cercare di essere un acquariofilo leggermente più responsabile o comunque un po' più informato. Ecco, non sarà un video noioso, questo video potrai anche ascoltarlo semplicemente a modalità podcast. È semplicemente una chiacchierata di consigli che io avrei voluto sapere prima di iniziare comunque la mia avventura, la mia esperienza da acquariofilo. E il primo consiglio che ti do, e che è un errore che io ho fatto e che in realtà continuo a fare ancora abbastanza spesso, è quello di acquistare troppo mangime. Spesso si acquistano mangimi nuovi per provare nuovi comunque mangimi, appunto, da dare ai nostri pesci, o perché pensiamo di non averne abbastanza. E questa cosa qua ovviamente è un bene, nel senso che avere tanti mangimi fa bene, nel senso che comunque possiamo provare a dare una dieta più ricca ai nostri pesci, eccetera eccetera, ma solo se sappiamo quello che stiamo facendo, cosa stiamo dando e le differenze che ci sono tra i vari mangimi. E in realtà, appunto, molti mangimi sono molto simili, e quindi in realtà noi semplicemente andiamo ad acquistare tanti mangimi per poi finire o per non utilizzarli tutti e quindi sprecare dei soldi, o comunque rimangono aperti troppo a lungo e quindi andiamo a denaturare la qualità del mangime e di conseguenza buttiamo comunque il mangime e quindi sempre i soldi che abbiamo speso. E quindi il consiglio che ti do è quello di semplicemente cercare di acquistare un mangime alla volta. Se vuoi provare uno nuovo, valuta se riesci a scambiare, regalare, utilizzarlo per qualcun altro, per qualche altro scopo, il mangime vecchio, e passare a quello nuovo. E poi magari parleremo meglio di come scegliere il mangime più adatto ai propri pesci. Ecco, c'è una live che abbiamo fatto recentemente, se vuoi recuperare, in cui se ne parlava, però comunque magari ne faremo delle chiacchierate più approfondite, ecco, e più specifiche. L'altro consiglio che ti do è quello di: prova, se puoi, se hai lo spazio, a cimentarti nell'allevamento del cibo vivo. Questo per due motivi. Il primo è che, fornendo del cibo vivo ai tuoi pesci, potrai osservare dei comportamenti magari più comunque naturali, e comunque potrai osservare meglio l'etologia e quindi il comportamento dei pesci che hai in vasca. L'altro è perché comunque l'allevamento del cibo vivo è una parte fondamentale dell'acquariofilia, è un'esperienza, secondo me, che è da fare, formativa, anche perché ti aiuta a capire un po' meglio magari certe sfaccettature che magari normalmente uno non prende in considerazione. Ad esempio, quanto tempo impiegano dei naupidi Artemia a schiudersi, e quindi quando io sarò in grado di fornirli ai miei pesci. Questa è una cosa che è un'esperienza, soprattutto, che io consiglio di fare ad un acquariofilo, proprio perché nel caso in cui dovesse avere delle riproduzioni anche accidentali, avendo già avuto un'esperienza su come schiudere le cisti d'Artemia, poi potrà semplicemente gestire meglio tutto ciò. E non ho fatto un video riguardo su come gestire le cisti d'Artemia, come schiuderle, eccetera, però ho scritto un articolo nel mio sito completo, anche con l'arricchimento, il ciclo completo, come crescere l'Artemia, come allevarla. Quindi semmai puoi trovare tutto lì. E un altro consiglio che ti do è quello di non cercare di impazzire alla ricerca dei valori perfetti nel tuo acquario. La chimica dell'acqua è abbastanza complicata, soprattutto se sei alle prime armi. Quindi, prima di cadere nell'errore che si fa molto spesso, che è quello di la ricerca dei valori perfetti, e che quindi in realtà comporta gravi difficoltà fisiologiche ai pesci, perché i pesci comunque continueranno a vivere in un'acqua, ovviamente, visto che i pesci vivono a stretto contatto con il loro medium e devono continuamente scambiare acqua e sali con l'acqua in cui vivono, ovviamente, e andare a continuare a cercare di alzare o abbassare il pH comporterà grande stress per i pesci. È meglio cercare di tenere i pesci ad un pH o comunque delle durezze leggermente sbagliate, soprattutto con la maggior parte dei pesci tropicali
presenti in commercio, che ormai sono comunque molto più resistenti e anche molto più abituati, adattati a certi valori, anche perché salvo rare eccezioni, normalmente i pesci vivono tranquillamente ai classici pH di rubinetto, quindi pensiamo ad un pH 7 e a delle durezze che vanno dai 3 fino ai 6 di gradi di KH e a delle durezze invece di GH che vanno dai 6 ai 12 mediamente. E salvo appunto rare eccezioni, quindi pesci particolari o comunque di situazioni particolari che possono essere la riproduzione, non avremo grossi problemi, mentre il cercare di raggiungere i valori perfetti potrà causare grandissimo stress ai pesci, proprio perché c'è questa continua fluttuazione dei valori. Un'altra, l'ultimo consiglio che ti do è quello di cercare di informarsi a livello acquariofilo con delle fonti che possono essere vere e ufficiali. Magari dedicherò un video migliore su come si recuperano delle informazioni di qualità a livello acquariofilo e in cui ti spiegherò come io cerco le informazioni, come io mi sono formato e come continuo tuttora a informarmi. Il consiglio che ti do comunque è quello di cerca sempre di studiare tanto e diffida anche di tutto. Spesso molti siti online sono semplicemente copia e incolla di altri siti e quindi continuano a portare informazioni non corrette o non precise, e quindi cerca di trovare dei tuoi punti di riferimento da cui poter apprendere, e soprattutto cerca, se puoi ovviamente, oltre ad avere del tempo per studiare, prova e cerca del tempo per farti delle ossa, per imparare di tuo, quindi prova ad allevare i pesci in un acquario diverso, prova a riprodurre i pesci, prova a spostare, cerca di capire come funziona l'equilibrio della tua vasca, quindi osserva bene le piante, come crescono, come reagiscono, come cambiano in base al cambio di luminosità, a quante ore di luce. Sono tutte piccole esperienze che ti possono aiutare a comprendere meglio l'ecosistema acquario e messi insieme poi allo studio potrai capire quali sono cause e conseguenze ovviamente di questi cambiamenti, e da questo potrai poi predire, fare certe prove magari migliori e portare a casa anche dei risultati soddisfacenti, quali possono essere certe riproduzioni o di osservare comunque dei comportamenti molto particolari. Ecco, questo era tutto quello che avevo, i consigli che io avrei voluto sapere comunque all'inizio della mia carriera acquariofila. E dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!